Amichevole tra Chievo Verona e Lugano al Centro Sportivo Bottagisio di Verona. La gara rientra nelle attività di preparazione all'anno sportivo appena iniziato. I ragazzi allenati da mister Erbaggio entrano in campo nel primo tempo con questa formazione. Calciolari in porta, Caliendo, Caprile, Bovo e Nitri in difesa, Marcolini, Pasquariello e Buccella a centrocampo, Biasin, Franzoni e Sad linea d'attacco. La partenza è per il Lugano che con un'azione manovrata a centrocampo fa arrivare un passaggio penetrante sulla sinistra per il terzino di fascia. Sulla palla esce sicuro Calciolari in presa a terra. Al sesto calcio di punizione dal limite di Pasquariello interviene il numero 6 avversario di testa ad anticipare Caprile. Nitri prova la conclusione in precario equilibrio ma la sfera finisce verso la linea di fondo. Franzoni recupera la palla, dribbla un avversario e crossa al centro. Il portiere la respinge e sulla ribattuta si avventa Buccella che colpisce di sinistro al volo spedendo il pallone fuori. All'ottavo scambio Marcolini-Buccella-Marcolini che prova a servire Franzoni al centro area ma la palla gli viene ribattuta due volte dai difensori. La sfera arriva quindi sui piedi di Pasquariello che di prima intenzione colpisce di sinistro. Il tiro è preciso ma non forte ed il portiere riesce ad allungarsi e a togliere il pallone dall'angolo alto della porta. Al decimo disimpegno non preciso della difesa del Chievo ed il numero 9 del Lugano dal limite spedisce di poco alto sulla traversa. All'undicesimo il vantaggio del Lugano. A centrocampo un rimpallo sfavorevole fa pervenire il pallone al numero 10 del Lugano che si invola verso l'area. Dopo una finta fa partire un tiro che si infila nell'angolo alto della porta per l'1-0. Al tredicesimo ancora il Lugano in attacco. Lancia sulla fascia sinistra per il numero 11 che crossa. Nitri respinge di testa ma la sfera resta in area. I ragazzi del Lugano non mollano e riescono a riprendere la palla e farla giungere al numero 8 che colpisce di sinistro. Il tiro finisce sulla schiena di Bovo e termina in calcio d'angolo. Al diciottesimo calcio di punizione per Lugano dal limite, ma la palla calciata dal numero 10 finisce al lato controllata da Calciolari. Al ventesimo il pareggio del Chievo, Marcolini batte una punizione dal limite che finisce sotto la traversa. Al ventiseiesimo il Chievo pericoloso con Marcolini che serve Saad in area, ma il tiro viene parato dall'ottimo portiere del Lugano. Nel secondo tempo entrano Anas e Aidun. Al quinto il Lugano affonda sulla corsia di destra. Il numero 20 crossa al centro, aggancio del numero 7 che dopo un dribbling riesce ad entrare in area. L'uscita tempestiva a terra di Gobetti sventa il pericolo. Al settimo entrano Corradi e Giona e al decimo entrano Padovani e Veronesi. Al quattordicesimo Nitri avanza servendo sulla fascia sinistra Giona. Crossa al centro sul quale si avventa Padovani, controllo e tiro che finisce alto sulla traversa. Ancora sostituzione, al quindicesimo entrano Guritta e Rigo, al diciottesimo entra Rodella e al ventesimo entra Maccagnani. Al ventiduesimo il vantaggio del Chievo, Anas si avvia verso l'area e passa da Aidù, che controlla e con una finta si libera di un avversario. Il suo tiro finisce in rete per il 2-1. Al ventiquattresimo da calcio d'angolo per il Lugano inizia una serie di azioni con capovolgimenti di fronte. Mischia in area di rigore del Chievo, risolta da Maccagnani che spazza l'area. Rodella serve Anas che vede Veronesi scattare e lo serve verso la metà del campo avversario. Il portiere del Lugano esce e ribatte come può e fa ripartire un contropiede. Il numero 14 si lancia sulla fascia e serve al centro il numero 9 che mette a sua volta al centro per il numero 7. Sponda per il numero 5 che calcia ma Corradi riesce a ribattere il tiro sulla linea. Sul rinvio il pallone giunge al numero 16 che tira in porta ma colpisce Padovani che finisce a terra. L'azione continua ed il pallone arriva al numero 9 che tira in porta. Gobetti para in presa sicura. Al 27esimo rinvio corto del portiere del Lugano. Veronesi serve Anas che passa la palla a Rodella. Controlla e dribbling sull'avversario che gli permette di concludere a rete segnando il 3-1.
Al 28esimo da calcio di punizione di Padovani sulla sinistra, Corradi interviene di testa sferrando la palla quel tanto che basta a farla finire in rete per il 4-1. Al 30esimo manita del Chievo. Aidu riconquista palla sulla fascia destra e, dopo aver alzato la testa, crossa al centro per Giona, che colpisce al volo la sfera e la spedisce in rete. La partita ha vissuto di due tempi diversi. Nel primo le due squadre erano molto equilibrate e la gara è stata molto viva e combattuta. Nel secondo tempo nel Lugano sono entrate le seconde linee ed il Chievo ha fatto valere la superiorità della propria rosa. In attesa del varo del calendario del campionato di categoria, i ragazzi di Mister Erbaggio stanno assimilando schemi e moduli nuovi, così da arrivare pronti al nastro di partenza. Thank you.